Ciao a tutti amici, oggi io insieme alla mia squadra, la My Bike di Agliana, sono alla partenza della Gran Fondo Pucinskaite di Pistoia, una corsa cicloturistica arrivata alla sua decima edizione, facente parte del circuito toscano di cicloturismo e del Granducato. Quattro sono i percorsi previsti per bici da strada, percorso corto da 59 km e 530 metri di dislivello, percorso medio da 83 km e 1949 metri di dislivello, percorso fondo da 115 km e 2846 metri di dislivello e percorso gran fondo da 144 km e 3805 metri di dislivello. È previsto anche un percorso unico mountain bike da 51 km e 1500 metri di dislivello. Tutti i percorsi hanno visto la partenza da Piazza Duomo a Pistoia e arrivo a San Tommaso, una località vicino a Pistoia. Come tutti gli anni, la Gran Fondo Pucinskaite organizzata dal team Avis Bike di Pistoia, che ha tra i suoi scopi quello della solidarietà e della valorizzazione del territorio, ha visto la partecipazione di circa 800 ciclisti tra strada e mountain bike. Ai nastri di partenza erano presenti anche diversi ciclisti lituani, amici di Edita Pucinskaitė, che è la cofondatrice dell'evento, è stata un'importante campionessa di ciclismo e oggi è impegnata in molti progetti a scopo benefico. Come tutte le corse cicloturistiche, anche la Gran Fondo Pucinskaite è una corsa che non ha una classifica individuale, ma si è pensato bene, come in altri eventi simili, di aggiungere un pizzico di agonismo introducendo una cronoscalata. La cronoscalata di Spignana di circa 2 km. Dopo i primissimi chilometri percorsi nel centro storico di Pistoia, il gruppo compatto dei partenti si avvia verso la collina sopra Pistoia in direzione Sammomé. La prima salita appena lasciata Pistoia ha una lunghezza di circa 10 km, è immersa tra gli oliveti sopra Pistoia e non presenta particolari difficoltà, è molto pedalabile. Dopo aver incrociato anche il 44esimo parallelo, lasciamo la Porrettana svoltando a sinistra e dirigendoci a Sammomé. Dopo una breve discesa di circa 2 km ci attende la salita che ci condurrà al primo ristoro, quello di Pian di Giuliano. È una salita abbastanza breve, però presenta degli strappi molto impegnativi su una strada stretta con tornanti e controtornanti.
Superato il tratto più duro della salita, la strada spiana un po', prima di arrivare al ristoro di Pian di Giuliano. E dopo tanta salita, finalmente in mezzo a questo bosco verde e fresco, ecco apparire in lontananza, lo stand del primo ristoro, quello di Pian di Giuliano. Come potete vedere, tutti i ciclisti praticamente si sono fermati, creando un po' di ingorgo. Dopo il ristoro di Pian di Giuliano dobbiamo percorrere una strada in discesa che è dal punto di vista della manutenzione degli asfalti in condizioni penose. E da più anni gli organizzatori della corsa, ma anche i comuni cittadini che abitano nella zona, fanno presenti a politici e enti locali che c'è una vera e propria emergenza. Un vero e proprio problema di sicurezza, però nessuno sembra essere interessato a questo. E questa è la situazione di molte strade italiane, purtroppo. Una volta terminata la discesa, prima di affrontare la quale sarebbe necessario toccarsi gli attributi, come si suol dire, ci immettiamo, come avete appena visto, sulla strada regionale 66, la strada modenese, e ci dirigiamo verso le località di Ponte Petri, Campo Tizzoro, Maresca e San Marcello Pistoiese. Proprio a Campo Tizzoro è possibile a un certo punto scegliere facoltativamente un percorso su ghiaia e quindi questo per dare un tono ancora più eroico e gravel alla corsa. Io comunque da buon stradista preferisco sempre il caro vecchio asfalto. Il mio amico Daniele, invece, provenendo dalla mountain bike, si è fiondato sul percorso sterrato. Ed eccolo lì, il mio amico Daniele. Mi ricongiungo a lui nel paese di Maresca. Tra San Marcello Pistoiese e Spignana, dobbiamo prestare attenzione perché la strada, come potete anche voi notare, è dissestata. Ci sono, buche, sconnessioni, crepe, e quindi, questa strada assomiglia molto alla discesa da Pian di Giuliano. Dopo questa piccola odissea inizia la salita di Spignana, che
che è una salita di 2 km e 2 che per l'occasione è cronometrata. Ed eccoci arrivati al paese di Spignana, che ci accoglie tutti gli anni con il tappeto rosso. Un ringraziamento sentito va a tutto il comitato paesano, alla loro passione e al loro impegno nella gestione del ristoro, che in realtà non è un semplice ristoro, ma è una grande festa, è un grande abbraccio al popolo dei ciclisti che tutti gli anni qui si fermano e rimangono estasiati dalla grande organizzazione e passione. Dopo il ristoro di Spignana scendiamo a valle, arriviamo al paese di Rizzano Pistoiese e successivamente arriviamo all'incrocio con il Brennero e qui noi che vogliamo fare il percorso più lungo di tutti, quello da 140 km e 3.800 metri di livello. Qui dobbiamo girare a sinistra facendo poi le Torri di Popiglio e successivamente dobbiamo andare verso l'Abetone. In realtà c'è stato qualche problema perché la strada di Pian degli Ontani è stata interrotta. E quindi abbiamo dovuto percorrere comunque la strada principale del Brennero per arrivare poi all'Avetone. Inizio la salita delle Torri di Popiglio con il presidente Alessandro Vannacci e con l'altro Alessandro Bargiacchi. Le Torri di Popiglio è una salita impegnativa, i primi 5 km hanno una pendenza media al 7%, ma ci sono dei tratti veramente duri in doppia cifra. Dopo la prima salita continua, si trova anche un po' di discesa. Ma ovviamente è solo un'illusione causata dalla calura estiva. Ed eccoci arrivati al terzo ristoro della giornata, quello posizionato davanti al ristorante Il Volpino. Sono passati già sotto le nostre ruote 58 km. Dopo un po' di mangia e bevi, scendiamo verso la strada del Brennero e iniziamo la salita verso l'Abetone.
Come già vi avevo accennato, avremmo dovuto seguire un altro percorso, cioè avremmo dovuto arrivare all'Abetone passando da Pian degli Ontani, però a causa di una interruzione stradale gli organizzatori hanno dovuto optare per questa soluzione. I ciclisti che vedete scendere sono quelli che hanno scelto il percorso fondo da 115 km. Hanno praticamente già raggiunto l'Abetone e stanno ritornando verso Pistoia. Noi, come vi avevamo già detto, abbiamo scelto il percorso gran fondo da 140 km, che prevede l'arrivo all'Abetone, la discesa verso Fiumalbo e la risalita all'Abetone dall'impegnativa ascesa dell'Uccelliera. Purtroppo per noi i cancelli di quest'ultimo tratto rischiano di essere sbarrati proprio all'Abetone, infatti questi chiudono a mezzogiorno e un quarto. Ci siamo evidentemente fermati a tutti i ristori perdendo parecchio tempo, ma d'altra parte sarebbe stata un'offesa per i volontari non fermarsi a tutti i ristori che loro stessi con grande passione hanno allestito. Nel frattempo eccoci arrivati all'Abetone. Appena giunti al ristoro abbiamo avuto conferma di quello che temevamo, cioè i cancelli sono chiusi e non possiamo proseguire per il tratto di cui vi parlavo prima. Quindi abbiamo fatto una corsa, diciamo un percorso lungo, con un tratto aggiunto che è quello delle torri di Popiglio, con un po' più di altimetria. Un consiglio che mi sento di dare agli organizzatori per il prossimo anno è quello di chiudere i cancelli all'Abetone almeno alle 13 e un quarto, per consentire a tutti di fermarsi ai ristori e vivere la corsa con lo spirito giusto, che è quello cicloturistico, ovvero senza l'ansia del cronometro, del tempo. Con un po' di amaro in bocca, inforchiamo nuovamente le nostre bici e affrontiamo la lunga discesa dall'Abetone verso la Lima. Successivamente ci attenderà l'ultima salita della giornata, che è quella di Prunetta, che è una salita di circa 10 km. Ultimo ristoro. E successivamente l'altra discesa che ci condurrà all'arrivo della Gran Fondo a Pistoia. Sulla salita per Prunetta riesco a ritrovare il mio amico Daniele del pedale Pietrasantino che avevo perso dopo le torri di Popiglio. Dopo il ristoro di Prataccio continuiamo a salire ancora un po' per circa 2,5 km fino ad arrivare a Prunetta. Qui all'incrocio della chiesa svoltiamo a sinistra in direzione di Pistoia. Successivamente inizierà la lunga discesa appunto verso questa città e quindi verso l'arrivo. E anche per oggi siamo arrivati alla conclusione di questo video dedicato alla Gran Fondo Pucciscaite 2019. Avete partecipato anche voi a questa corsa? Condividete nei commenti le vostre sensazioni.
cosa vi è piaciuto e cosa dovrebbe essere migliorato per la prossima edizione. Ovviamente, se avete apprezzato il mio video, lasciate un like. Ci sono tanti bei giri in programma che voglio fare prossimamente. Per non perdermi nemmeno uno dei miei prossimi vlog, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Buone pedalate a tutti!